anche un candidato, Riccardo. Beh, arriverà. No, cos'è il primo? No. No, però. No, anzi, non è l'ultimo. Allora arriverà per l'ultimo. Con quale tesi? Oh, aspetta, dopo questo film dopo, se no mi faccio così. Invece mi serve l'elenco delle persone che arriva. Abbiamo iniziato bene a ricerca. Dove si è scritto anche qua, no? Sì, perfetto. Bene, buongiorno a tutti. Diamo inizio alla sessione delle sedute di laurea per il corso di laurea in tecnico di laboratorio biomedico, abilitante alla professione di tecnico di laboratorio. Iniziamo con la prima candidata, Giulia Benericetti, la quale discuterà una tesi dal titolo Trapianto di midollo e cellule staminali nei pazienti pediatrici oncoematologici, variazione del microbioma orale ed intestinale, studio pilota di 3 casi. Relatore il professor Sergio Parco, correlatori la professoressa Manuela Comare e la dottoressa Giuseppina Campisciano. Va bene? Prego. Le leucemie sono proliferazioni tumorali di cellule ematopoietiche. Si possono differenziare a seconda della linea cellulare che vanno a coinvolgere in linfatiche o mieloidi. Meglio? Ok. E le leucemie linfatiche coinvolgono appunto le cellule della linea linfoide, come ad esempio i linfociti B, mentre le leucemie mieloidi, le cellule della linea mieloidi, come granulociti e monociti. E le leucemie si possono differenziare anche per le loro forme acute o croniche, a seconda, in base alla loro progressione, progressione della malattia. L'insieme di queste due classificazioni e vanno a formare 4 categorie principali di leucemie: la leucemia linfatica acuta, la leucemia linfatica cronica, la mieloide acuta e la mieloide cronica. C'è una particolare incidenza in età pediatrica per le leucemie acute. Il trapianto è un'ottima risoluzione, viene usato per sostituire cellule malate che vengono distrutte con dosi di radioterapia o chemioterapia in dosi massicce e sostituite da cellule sane di un donatore che andranno poi a differenziarsi nelle linee cellulari assolutamente normali. Il trapianto può essere effettuato raccogliendo cellule staminali oppure midollo osseo intero. Le cellule staminali si possono recuperare da sangue periferico e consiste praticamente in una donazione di sangue in seguito a mobilizzazione di cellule staminali dal midollo al sangue, oppure da sangue placentare con prelievo direttamente da cordone ombelicale alla nascita. E per quanto riguarda il trapianto di midollo, il midollo è un tessuto emopoietico e immunopoietico, quindi produce la maggior parte delle cellule del sangue, è contenuto nelle cavità midollari delle ossa e si distingue il midollo rosso, ovvero la parte che proprio produce attivamente le cellule, e il midollo giallo, che è composto da cellule adipose. La graft versus host disease è una complicanza post-trapiantologica nella quale le cellule del sistema immunitario del tessuto trapiantato attivano una risposta immunitaria nel confronto di tutto l'organismo ospite, quindi del paziente ricevente. È stato dimostrato già una correlazione forte tra l'incidenza della graft versus host disease e la compatibilità HLA al momento del trapianto. Infatti, come possiamo vedere, in casi di trapianti HLA non identici, l'incidenza della graft versus host disease si aggira fino al 60%. E in questa tesi abbiamo considerato il microbioma, che comprende l'insieme dei genomi batterici della flora residente di un individuo. Nello specifico abbiamo considerato la flora orale e intestinale, che sono ricche in microrganismi. La flora residente è molto importante perché svolge una funzione sinergica con l'ospite, in quanto aiuta a metabolizzare alcuni nutrimenti e soprattutto evita la colonizzazione di agenti di batteri patogeni.
Lo scopo di questa tesi quindi è stato il valutare la possibile variazione del microbioma orale intestinale nella fase pre-trapiantologica e nella fase post-trapianto in bambini, quindi in pazienti pediatrici che hanno diagnosi di leucemia e sono andati incontro quindi a trapianto di midollo osseo di cellule staminali, per capire se potrebbe essere correlata con alcune complicanze quali la graft versus host disease. Sono stati studiati 3 casi scelti tra pazienti del reparto di oncoematologia dell'ospedale materno infantile Burro Garofalo. Per ciascun paziente sono stati raccolti 2 tipi di campioni, un tampone orale e un campione di feci. I 3 casi, le caratteristiche principali sono riportati sottostante. Abbiamo 3 pazienti di 6, 10, 15 anni, 2 con diagnosi di leucemia mieloide acuta e 1 con leucemia linfatica acuta. 2 hanno ricevuto un'infusione di sangue midollare, una di cellule staminali, e la cosa più importante è che il caso 1 e il caso 3 hanno manifestato una graft versus host disease, mentre il caso 2 no. Per effettuare questo studio è stata eseguita innanzitutto un'estrazione di DNA da entrambi i campioni. I campioni di feci hanno richiesto un trattamento preanalitico con l'utilizzo di un lysis buffer EasyMag fornito dal kit del macchinario e l'aggiunta di una proteinasi K per rendere i genomi batterici più accessibili. L'estrazione è stata eseguita con una tecnica semiautomatica che prevede l'aggiunta di particelle di silice che sono affini a sequenze nucleotidiche. Successivamente, lo step successivo all'estrazione è stata l'amplificazione di genomi batterici per renderne un maggior numero per essere poi sequenziati. L'amplificazione ha previsto 2 PCR consecutive, una prima PCR con una sonda Evagreen, viene dotato tutto dal kit, che è andata ad amplificare la regione di 400 paia di basi del gene dell'RNA 16S. A partire da questo primo amplificato è stata eseguita una seconda PCR real time con altri 2 primer specifici, uno dei quali presentava dei barcode, ovvero corte sequenze nucleotidi che differivano da campione a campione per permetterne la distinzione nel sequenziamento successivo. L'analisi del sequenziamento e il sequenziamento stesso è stato eseguito da tecnici bioinformatici specializzati seguendo sistemi specializzati. Per l'allineamento delle sequenze, quindi dei dati, sono stati usati 2 database di riferimento, l'Human Intestinal Database per quanto riguarda le feci e lo Human Oral Database per quanto riguarda i tamponi orali. In seguito i dati sono stati divisi per caso e per giorno dal trapianto. Partiamo dal caso 1, e nello specifico le feci. Possiamo notare che tra la fase pre-trapianto e la post-trapianto la flora intestinale cambia completamente, abbiamo una perdita di eterogeneità e accresce la percentuale di Pseudomonas putida, che è un batterio negativo, opportunista e antibiotico resistente. Questo ci è interessato perché nelle settimane successive abbiamo saputo che questo paziente ha ricevuto una terapia antibiotica ad ampio spettro. Questo è andato a ridurre i patogeni ovviamente sensibili all'antibiotico e ad accrescere la percentuale di Pseudomonas putida, che appunto, come abbiamo detto, è antibiotico resistente. A terapia antibiotica terminata, la flora Pseudomonas putida ha ridotto la sua espressione e la flora ha iniziato a ricolonizzare con generi probiotici, come anche Clostridium, che è normalmente trovato nell'intestino. E nei tamponi orali del caso 1, intanto il tampone orale pre-trapianto non ha portato a un sequenziamento di genomi, quindi da noi è stato considerato verosimilmente sterile, mentre nelle settimane successive l'andamento ha rispecchiato quello che abbiamo notato nelle feci, quindi una perdita di eterogeneità e un'acquisizione di nuove specie batteriche non presenti a 2 giorni al trapianto. Nel caso 2 invece la flora pre post trapianto rimane su per giù la stessa, ci sono dei generi quali bifidobatterio, prevotelle e lactobacillo che sono probiotici e che restano anche se con percentuali diverse.
Nelle settimane successive aumenta la percentuale di Prevotella e anche qua ritroviamo Pseudomonas putida. Diminuisce l'eterogeneità a 10 giorni, ma dopo il 21esimo giorno ricomincia ad aumentare. Per quanto riguarda i tamponi orali, presentano una vasta eterogeneità nella situazione poeti a pianto, ed è una cosa che ci aspettavamo. E mentre nel periodo post-trapianto l'eterogeneità, come abbiamo visto anche prima, diminuisce e c'è una colonizzazione da prima di gemella, poi sostituita da Prevotella. Comunque la situazione tutto sommato era lineare. Nel terzo caso invece notiamo di nuovo una grande perdita di eterogeneità e anche di specie una proliferazione di generi diversi rispetto alla situazione parete a pianto. E anche qua ritroviamo Pseudomonas putida nello specifico. E, nella situazione parete a pianto c'era un 42% di sequenze di Cronobacter, che è un batterio tipico del genere alimentare e può provocare infezioni letali nei neonati, portando a setticemia. Comunque sostanzialmente non ha inciso più che tanto nella salute del paziente. E nelle settimane successive vediamo che la flora riprende un po' una proliferazione di batteri probiotici e aumenta appena intorno al 22esimo giorno l'eterogeneità. I tamponi orali, nel tampone parete a pianto abbiamo anche qua una situazione tutto sommato fisiologica. E, mentre nel tampone il giorno seguito al trapianto è stato ritenuto anche questo verosimilmente sterile in quanto non è stato sequenziato niente. E, dopo due settimane al trapianto vediamo che la maggior parte della flora è rappresentata da Streptococcus actinomyces, mentre appena nel 21esimo giorno proliferano i lattobacilli. Abbiamo considerato anche l'indice di biodiversità, che rappresenta le diversità di una comunità batterica, ovvero il numero di specie e il grado di ripartizione tra le singole specie di una comunità. Abbiamo utilizzato due indici, lo Shannon e l'Observer Species. Nello specifico, nel caso 1, grazie agli indici di alfa diversità, notiamo come nelle feci la diversità diminuisca fino a circa il 16esimo giorno, per poi aumentare nelle settimane successive. Questo era comunque un valore che ci aspettavamo in quanto, come ricordiamo, ha anche effettuato una terapia antibiotica. Nel caso 2 invece abbiamo un andamento un po' diverso, in quanto nei tamponi orali diminuisce gradualmente, nelle feci invece il giorno successivo al trapianto la diversità aumenta. E, ricordando che il caso 2 è stato l'unico caso a non aver sviluppato una graft versus host disease. Infine, il terzo caso, anche qua abbiamo un andamento un po' particolare, in quanto considerando che i tamponi orali a un giorno al trapianto sono risultati verosimilmente sterili, è stato attribuito un valore di 0 e quindi notiamo un grande incremento di alfa diversità nelle settimane successive. Nello specifico abbiamo osservato che nei due pazienti che hanno sviluppato graft versus host disease c'è stato un netto cambiamento della flora commensale nella fase pre-trapianto e in quella post-trapianto, mentre nel caso che non ha manifestato graft versus host disease, molti generi batterici sono rimasti gli stessi, magari modificando la loro percentuale di espressione. I limiti di questo studio sono sicuramente la difficoltà nel aver arruolato i pazienti da studiare, perché ovviamente si parla di una patologia che viene trattata con anche delle tempistiche molto lunghe, perché il paziente deve essere controllato, deve essere in un periodo idoneo per effettuare il trapianto. Quindi questo studio è stato considerato uno studio pilota per vedere se ci potesse essere una correlazione, anche se molto limitata per ora, per almeno continuare lo studio con ulteriori ricerche per vedere se questo microbioma, la variazione di questo microbioma, possa o meno incidere sulla salute generale del paziente nelle complicanze post-trapianto. E qua niente, i ringraziamenti. Basta.
Bene, grazie Giulia di questa bella ed interessante presentazione di un argomento sicuramente emergente, di cui vorrei coinvolgere il relatore, il professor Parco, se hai qualche... Bisogna parlare al microfono. Volevo rilevare, come ha detto la laureanda, che questo tema è un tema molto specifico, particolare, e che sarà affrontato, credo, a Bullo Garofalo con uno specifico come dire, programma di ricerca, anche per i finanziamenti che sicuramente sono costosi per questo tipo di tecnologie che sono state impiegate. Quindi credo che sarà fatto uno specifico progetto per seguire un tema relativamente nuovo, ma sicuramente affascinante per quanto riguarda i trapianti. No? Questo è stato detto anche perché, ripeto, si sa che, come dire, l'impatto economico è importante quando si parla di sanità. Ci sono da parte dei commissari delle domande, degli approfondimenti? Certo, Pilgra, prego. Professore D'Adamo. Allora, ho una domanda, nel senso che ovviamente uno dei limiti di questo studio, come hai detto, è che essendo pochi pazienti il dato può non essere robusto, ma essendo uno studio pilota ci sta tutto ovviamente. Volevo chiedere, dato che appunto il microbioma è un'entità biologica molto variabile, se per ogni punto, cioè pre-trapianto, post-trapianto, erano state fatte magari delle repliche tecniche. Cioè questo per essere sicuro, magari in momenti diversi della giornata, che il dato rilevato effettivamente fosse rappresentativo di quel momento lì, oppure solamente una... Ok. Allora, i campioni comunque ci pervenivano dal reparto e ce ne pervenivano un tampone e un campione di feci ogni tot settimane. E quindi avevamo quel campione a disposizione per comunque effettuare le analisi. Però ogni campione è stato comunque suddiviso in aliquote conservate per eventualmente ricontrollare in caso in cui sequenziamenti o anche PCR o estrazione precedente non ci dessero risultati magari attendibili. E comunque è stato tutto tenuto sotto un controllo di qualità usando degli standard anche per quanto riguarda PCR. È stato ripetuto più volte, alcune PCR sono state ripetute perché magari comunque si usava al massimo 25 cicli e non amplificava abbastanza, quindi è stato o amplificava eccessivamente, è stato diluito o concentrato il campione. Quindi abbiamo ritenuto comunque i dati ottenuti abbastanza attendibili per l'andamento dei pazienti. Sicuramente in uno studio futuro è auspicabile utilizzare maggiori campioni, magari anche in momenti diversi, come diceva lei, della stessa giornata, per capire se la variazione è dovuta anche solo alla dieta che loro seguono o è proprio un microbioma residente. Quindi sì. Bene. Visto che non ci sono altre domande, grazie Giulia, puoi accomodarti. Chiamerei la prossima candidata, Petra Carli, la quale discuterà una tesi con me, la dottoressa Isidoro e la dottoressa Biaggi. Prego, è dal titolo, sono dimenticato ovviamente, Carcinoma squamoso invasivo del collo dell'utero, studio dell'espressione del marcatore biomolecolare P16 e genotipizzazione del virus HPV su preparati istologici inclusi in paraffina. Prego. Il carcinoma della cervice uterina è per importanza nel mondo la quarta neoplasia della donna, con 528.000 nuovi casi annui e 266.000 morti. Grazie all'introduzione dei programmi di screening, il problema risulta essere rilevante solo nei paesi in via di sviluppo dove tali programmi di prevenzione non sono stati ancora introdotti. Nella regione Friuli Venezia Giulia l'incidenza e la mortalità per questa neoplasia è risultata negli anni in costante decremento, infatti si è passato da un'incidenza di 15 donne per 100.000 nel 1980 a 7 donne nel 2015
ed ha una mortalità di 7 donne per 100.000 nel 1980 a 2 donne nel 2015. Nella provincia di Trieste, dopo l'introduzione del programma di screening cervicale nel 1999, si è osservata una notevole riduzione dell'incidenza del carcinoma cervicale, purtuttavia ad oggi ogni anno si registrano nuovi casi di questa neoplasia molto aggressiva e letale se diagnosticata ad uno stadio avanzato. In verde è evidenziato il periodo considerato nello studio. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di condurre uno studio di tipo osservazionale retrospettivo su tutti i casi bioptici con diagnosi di carcinoma squamoso cervicale pervenuti presso la struttura centrale di anatomia ed istologia patologica di Trieste dal gennaio 2010 a giugno 2017. Abbiamo analizzato quindi l'età, il luogo di nascita, l'adesione allo screening, la sopravvivenza, lo stadio clinico e la classificazione istologica della lesione, la presenza del genotipo di virus HPV e l'espressione del marcatore biomolecolare. Complessivamente sono stati analizzati 41 casi e così distribuiti negli anni. L'età media osservata è di 59,6 anni, compresa in un range tra 39 e 86 anni, e questa neoplasia è più rappresentata nella nostra provincia tra i 40 e i 60 anni. Il carcinoma cervicale è stato diagnosticato nel 63% in donne residenti nella provincia di Trieste, ma nate in un paese straniero, con un'età media che è risultata essere superiore rispetto alle donne italiane. Come si vede da questa slide, il 55% delle pazienti che ha sviluppato un carcinoma cervicale non ha mai fatto un pap test in precedenza, il 37% lo ha fatto molto tempo prima di sviluppare la lesione e solo l'8% lo ha fatto entro i 3 anni. Quindi emerge che il maggior rischio per sviluppare un carcinoma cervicale è quello di non utilizzare il pap test regolarmente come strumento di prevenzione. Se consideriamo le pazienti decedute, possiamo vedere che nessuna aveva fatto un pap test nei 3 anni prima della diagnosi. La sopravvivenza è risultata essere del 65,9%. Importante aggiungere che delle 14 pazienti decedute, il 50% è passato a miglior vita nell'arco dell'anno dalla diagnosi, il 35,7% nell'arco di 3 anni dalla diagnosi, mentre in solo 2 donne l'evento è stato posticipato a più di 3 anni dalla diagnosi. La fase successiva dello studio ha preso in considerazione le caratteristiche morfologiche e la classificazione TNM delle lesioni. L'istotipo più rappresentato è risultato essere il carcinoma squamoso a grandi cellule non cheratinizzante, seguito dal carcinoma squamoso a grandi cellule cheratinizzante e focalmente cheratinizzante, ed è stato inoltre diagnosticato un caso di carcinoma squamoso a piccole cellule con esito letale entro un anno dalla diagnosi. Dei 41 casi di carcinoma cervicale, solo 28 hanno avuto una stadiazione clinica pre o post intervento, in quanto 10 sono morte senza stadiazione, una non ha follow up dopo la diagnosi e 2
hanno avuto una colonizzazione risolutiva. Lo stadio più rappresentato è l'1B1, che significa lesione minore di 4 cm confinata alla cervice. Lo sviluppo del carcinoma cervicale è un esito raro di un'infezione frequente del virus dell'HPV e questa infezione è generalmente transitoria, in quanto il virus viene eliminato dal sistema immunitario prima di sviluppare una lesione. L'HPV è un piccolo virus a DNA circolare con tropismo per gli epiteli. Fino ad oggi sono stati identificati circa 100 differenti genotipi e possiamo distinguerli in tipi a basso rischio oncogeno che possono causare lesioni benigne e tipi ad alto che causano lesioni di alto grado e carcinoma invasivo. Il 99,7% delle lesioni alla cervice sono causate dal virus ad alto rischio HPV, in particolare i tipi 16 e 18. Lo scopo principale di questo studio è stato quello di eseguire la ricerca del DNA del virus HPV nei carcinomi cervicali diagnosticati dal 2010 al 2017. La ricerca del DNA può essere effettuata utilizzando il DNA estratto da tessuti fissati in formalina ed inclusi in paraffina oppure da preparato citologico in fase liquida. In questo studio abbiamo utilizzato preparati fissati in formalina ed inclusi in paraffina e la ricerca virale è stata eseguita su tutti i 41 campioni istologici. La metodica prevede la selezione dell'area più rappresentativa della lesione, quindi si esegue un leggero carotaggio sull'inclusione, si raffredda sulla piastra di raffreddamento e si tagliano 8-10 sezioni da 10 micron con il microtomo che si raccolgono in una strip. Per l'estrazione del DNA abbiamo utilizzato uno strumento automatico MagCore. L'amplificazione è stata eseguita con lo strumento Rotor GeneQ con tecnica di real-time PCR. La genotipizzazione con P-ROS-sequenziamento è stata eseguita completamente su tutti i 41 campioni. Solamente due pazienti di cui disponevamo di un solo preparato bioptico sono risultate non idonee alle indagini molecolari ed un campione è risultato negativo. L'HPV 16 è stato identificato nel 66,7% dei casi, mentre l'HPV 18 nel 7,7%. Da uno studio fatto in precedenza sulle lesioni che precedono il carcinoma squamoso presso la struttura di anatomia ed istologia patologica, è emerso che la presenza dell'HPV 16 è del 29% nelle lesioni di basso grado, del 39% nelle lesioni di alto grado e da questo studio è stato riscontrato nel 66,7% dei carcinomi. Queste percentuali sono in linea con i dati della letteratura. Un ulteriore scopo dello studio è stato quello di valutare l'espressione della proteina P16 nei casi oggetto dello studio ed è stata complessivamente testata su 41 casi. La valutazione è stata fatta seguendo questi criteri, quindi negativo, debolmente positivo 1+, non diffusamente
positivo 2 più e positivo 3 più. Dalla revisione istologica dell'intera casistica è emerso che ci sono molte varianti morfologiche nell'ambito dello stesso istotipo, aspetti che, come vedremo, l'agente eziologico è un genotipo di HPV raro e coincidono con un comportamento biologico anomalo della lesione. Ad esempio, in questa foto abbiamo evidenziato una variante a cellule chiare con un'espressione di P16 intermedia e virus HPV16 con stadio clinico 2B che è deceduta entro l'anno della diagnosi. Qui è stata evidenziata una variante della lesione basaloid-like con un'espressione della P16 3+, con il virus HPV16 e stadio clinico 1B2, che ha effettuato la terapia neoadiuvante ed un intervento di isterectomia. Al follow-up la paziente è risultata libera da neoplasia. Tra le lesioni classificate come carcinoma squamoso, grandi cellule non cheratinizzante, è stata evidenziata una neoplasia adenosquamosa con HPV18 e l'espressione della P16-2+. La paziente non è stata stadiata ed è deceduta dopo 2 anni dalla diagnosi. L'unico caso risultato negativo alla genotipizzazione mostra aspetti delle cellule a vetro smerigliato o glassy cell con espressione debole e disomogenea della P16-1+. E il comportamento biologico di questa neoplasia è risultato molto aggressivo, infatti la paziente è morta entro un anno dalla diagnosi. Tra gli istotipi carcinoma squamoso, grandi cellule cheratinizzanti, è stata evidenziata una variante Warty cell carcinoma, il cui agente eziologico è risultato essere l'HPV73 e si tratta di una neoplasia con prognosi favorevole, infatti la paziente dopo colonizzazione è risultata sempre negativa al follow-up. Infine è stato evidenziato un carcinoma squamoso a piccole cellule, una neoplasia molto aggressiva con l'espressione della P16 assente e del virus HPV16 e la paziente è morta dopo 4 mesi dalla diagnosi. La colorazione immunoistochimica per ricerca della proteina P16 è stata eseguita su tutti i 41 i campioni ed è risultata positiva nel 90% dei casi, l'espressione della positività è stata nel 51% completa, quindi 3+, nel 39% è risultata disomogenea, mentre nel 10% è risultata 1+ o negativa. Da questa ultima analisi è emerso che negli stadi 1A1, 1A2, 1AB, quindi stadi iniziali, la positività della P16 nel 78% era molto marcata, mentre negli stadi più avanzati l'espressione della P16 è risultata negativa o più debole. E tale differenza risulta statisticamente significativa se si considera l'espressione della P16 positiva per valori 3+. A conferma del nostro dato, una recente meta-analisi riporta che la scarsa positività della proteina P16 è correlata ad una prognosi peggiore per le pazienti con
diagnosi di carcinoma cervicale. Le conclusioni: il carcinoma squamoso è stato diagnosticato prevalentemente in donne residenti nella provincia di Trieste, ma nate in un paese straniero. Il rischio maggiore nello sviluppo del carcinoma squamoso è quello di non aderire regolarmente ad un programma di screening. La sopravvivenza globale media è risultata essere del 65,9%. I decessi sono avvenuti nel 50% dei casi entro l'anno e nel 35,7% nell'arco di 3 anni dalla diagnosi. L'istotipo più rappresentato è il carcinoma squamoso a grandi cellule non cheratinizzante. L'HPV-16 è stato identificato nel 66,7% dei casi, mentre l'HPV-18 nel 7,7%. Dalla revisione con il medico patologo di tutta la casistica sono emerse delle varianti morfologiche sostenute da alcuni tipi di virus più rari come l'HPV-73 e HPV-67. L'espressione dell'HPV-16 è risultata positiva nel 90% dei casi. La positività del marcatore biomolecolare P16 è più marcata nelle lesioni meno aggressive e meno espressa nelle lesioni con un decorso più sfavorevole. Ed infine desidero ringraziare il mio relatore, il professor Fabrizio Zanconati, per avermi dato la possibilità di svolgere la tesi. Le dottoresse Erika Isidoro e Claudia Biagi per l'aiuto ed infine tutto lo staff medico e tecnico dell'anatomia patologica di Trieste. Grazie per l'attenzione. Grazie Petra di questa presentazione che sicuramente mette in luce un aspetto che era sconosciuto fino a questo. È il primo lavoro che è stato fatto di genotipizzazione sui tumori invasivi della cervice, no? In una casistica piuttosto estesa in un territorio come quello della provincia di Trieste, che sappiamo essere a livello nazionale un laboratorio in quanto è una provincia piuttosto limitata, no? Dove si possono studiare in maniera molto puntuale le modificazioni e quanto questo tipo di lesioni poi incidono sulla popolazione. Penso che aver capito quanto la prevenzione incide, no? Nella sorgente di questa malattia è stato comunque un elemento molto interessante. L'attenzione per la popolazione immigrata, come potete capire, che sta cambiando un pochino, no? Il nostro porsi di fronte a questo tipo di lesioni e l'attenzione soprattutto per capire quanto inciderà la vaccinazione, perché un pochino era questo l'obiettivo, no? Capire, sappiamo che la vaccinazione che viene proposta adesso è una vaccinazione a 12 anni, sta cambiando il target di popolazione, ma sappiamo che è rivolta verso fondamentalmente i genotipi 16-18, no? E abbiamo visto dal nostro, sì, da questa rivisitazione accurata della casistica, che in realtà ci sono altri genotipi che in realtà potrebbero essere anche non coperti della vaccinazione, no? Questo significa lavorare per il futuro, per capire cosa dover fare, come dover agire in questi casi. Chiederei ai colleghi se ci sono domande, in particolare alla Erika Isidoro che ha seguito. No. Sì, ecco, un particolare grazie a Arjuna Scagneto, no? E lo staff degli informatici dell'Ateneo per averci supportato nella preparazione della tesi, no? Nell'esposizione della tesi. Quindi se non ci sono altre domande ringrazierei Petra per il suo intervento, per il grosso apporto che ha dato in questa conoscenza di questo capitolo che ancora adesso rimane a livello internazionale ancora poco studiato. Grazie. Chiamerei
La prossima candidata, Andrea Giovanna Curiel, la quale discuterà una tesi dal titolo Espressione delle proteine EF1A nei tumori della mammella tripli negativi, relatore la professoressa Bruna Scaggiante e correlatrice Cristina Bottin. Prego. Allora, buongiorno a tutti. In generale noi sappiamo che il tumore alla mammella rappresenta la seconda neoplasia più diagnosticata al mondo, seconda soltanto a quella del polmone, e la sua incidenza e la sua mortalità sono molto elevate. In particolare in Italia viene fatta diagnosi di tumore alla mammella a una donna su 8 e nel Friuli Venezia Giulia si stima che in quest'anno verranno diagnosticati circa 1250 nuovi casi. La classificazione quindi del tumore alla mammella sia per quanto riguarda la prognosi che per l'approccio terapeutico è molto importante. Per questo motivo viene fatta sia una classificazione su base istologica e come potete vedere in figura nell'80% dei casi si tratta di un carcinoma duttale invasivo e su base anche molecolare, per cui si vanno a verificare se sono presenti dei recettori sulle cellule. Un particolare tipo di tumore alla mammella è il tumore alla mammella triplo negativo, che è un tumore molto aggressivo con prognosi infausta e che colpisce prevalentemente donne giovani. Sono definiti triple negativi perché? Perché non presentano l'espressione né di recettori estrogeni, né di recettori progestinici, né di HER2. E le opzioni terapeutiche per questo tipo di tumore sono veramente molto poche. Per questo motivo si continua a studiare e a ricercare dei possibili marcatori biomolecolari e dei bersagli terapeutici. Lo scopo della mia tesi è stato quello quindi di valutare l'espressione dei fattori eucariotici di allungamento EF1A1 ed EF1A2 come possibili marcatori per la prognosi nei tumori alla mammella tripli negativi. Questo ci ha permesso poi di validare una metodica di immunoistochimica che fosse sia sensibile che specifica utilizzando degli anticorpi commerciali che riuscisse a distinguere queste due isoforme. In particolar modo queste proteine sono molto presenti nel nostro organismo ed esistono due forme, F1A1, detta anche semplicemente A1, ed F1A2, detta anche A2, le quali presentano un'elevata omologia aminoacidica e in particolar modo sappiamo che A1 è espressa in modo ubiquitario, ma è assente sia nel cuore che nel muscolo scheletrico, mentre A2 è presente nel muscolo scheletrico, nel cuore, ma anche nei neuroni motori, nelle isole del pancreas e in alcune cellule specializzate dell'intestino. Come possiamo vedere in figura, le funzioni di questo fattore di allungamento sono molteplici. Una funzione cosiddetta canonica è la traduzione proteica, quindi in particolar modo il suo ruolo avviene nella fase di allungamento garantendo la corretta sintesi delle proteine, mentre alcune delle sue funzioni non canoniche possono essere ad esempio i processi di export cellulare piuttosto che del rimodellamento del citoscheletro, e queste sue funzioni fanno presupporre che questo tipo di proteina possa essere coinvolta nella tumorigenesi. In letteratura, infatti, sono presenti diversi studi che vanno ad analizzare l'espressione di questa proteina nei tumori, dimostrando prevalentemente che c'è un'iperespressione di queste. E in particolar modo è stato messo in evidenza come A1 in realtà potesse essere coinvolta nella progressione della tumorigenesi, mentre A2 possa essere considerata come un vero e proprio oncogene. In particolare la nostra metodica di immunistochimica ha confermato che l'espressione sia di A1 che di A2 in mammella sana, nel nostro caso è stata presa mammella sana da mastoplastica riduttiva, l'espressione di A1 è presente ad alti livelli sia nel dotto che nell'obulo sano, mentre nel caso di A2 la sua espressione è bassa o moderata. Per quanto riguarda l'analisi dell'espressione di questa proteina, in realtà in letteratura sono presenti solamente due studi che hanno valutato la sua espressione con tecnica immunistochimica nel tumore alla mammella e hanno dimostrato che elevati livelli di A2 in realtà correlano a una prognosi migliore. Non ci sono studi riguardanti la correlazione di A1 e A2 in realtà in questo particolare tipo di tumore, quindi nel triplo negativo. Per il nostro studio sono stati selezionati 100 casi
di tumore alla mammella triplo negativo adiuvante, che sono stati suddivisi in base sia all'età che al grading e alla valutazione di alcuni parametri clinico-patologici, quali l'espressione di P53 o di Ki67 o anche in base all'istotipo. L'anatomopatologo ha poi selezionato 84 casi per l'analisi immunistochimica, di cui sono stati poi valutati i risultati solamente per 82. In particolar modo si... Un nodo cruciale nella valutazione dell'espressione sia di A1 che di A2 nei tumori alla mammella tripli negativi è stata come valutare l'espressione di questa proteina. In particolar modo il nostro criterio è stato quello di valutare l'espressione di A1 e A2 in correlazione all'espressione delle stesse in un dotto o lobulo sano. Quindi si è valutata se il tumore fosse omogeneo o disomogeneo, si è valutata poi la percentuale con la quale queste proteine fossero espresse a livello del tumore e successivamente è stato dato un valore che poteva essere di 0 nel caso in cui il tumore presentasse un'espressione inferiore rispetto a quella del nostro controllo, 1 più se in realtà il tumore esprimeva la proteina tanto quanto il nostro controllo di riferimento, 2 più nel caso in cui l'espressione di questa proteina fosse leggermente superiore al controllo interno e infine 3 più se fosse veramente molto più accentuata rispetto al nostro controllo. Questo ha permesso di superare il bias relativo alla diversa intensità di colore nella reazione immunistochimica. Perché nonostante fossero valutati, fossero processati all'interno della stessa seduta, in realtà ci sono delle differenze intrinseche proprio della reazione. Nel nostro caso abbiamo poi valutato l'espressione di queste proteine suddividendole in ipoespresse, non deregolate e iperespresse. Successivamente però questa valutazione è stata rivisitata per avere una numerosità a livello statistico e per comparare poi i risultati e quindi si è deciso di raggruppare i risultati di 0 e 1 più come non iperespressi e la valutazione del tumore 2 più e 3 più come iperespressi. In particolar modo si è valutata quindi l'espressione di A2 nei tumori alla mammella tripli negativi e in alto potete vedere che l'ipoespressione di A2 era pari al 61% dei casi e nella nuova suddivisione di non iperespresso e iperespresso questa percentuale sale all'82% e solamente il 18% rappresenta un'iperespressione di A2. Correlando questi risultati con la curva di sopravvivenza si è visto in realtà che le pazienti che iperesprimevano questa proteina in realtà avevano un'aspettativa di vita minore rispetto alle donne che invece non iperesprimevano la proteina. Si è inoltre valutata una possibile correlazione di A2 con gli altri parametri clinico-patologici, ma non c'è stata alcuna correlazione. Per quanto riguarda invece l'espressione di A1, nel 57% dei casi inizialmente era, come potete vedere, era non deregolata, nella nuova suddivisione invece il 73% rappresentava la non iperespressione della proteina, mentre nel 27% dei casi la proteina era iperespressa. Correlando nuovamente l'espressione di A1 sia con la sopravvivenza che con i dati clinico-patologici, in realtà in questo caso non c'è stata alcuna correlazione. Per i 30 casi che è stato possibile analizzare sia per A1 che per A2 è stata cercata una correlazione, in questo caso i dati sono preliminari e per il momento non c'è ancora alcuna correlazione. Pazienti potrebbe essere quella che vede la CNO come una malattia appunto poligenica, ma stiamo ancora lontani da poterlo affermare con certezza. Inoltre l'impiego comunque delle tecnologie NGS ha permesso in questo lavoro di tesi la ricerca e l'individuazione di alcune varianti che potrebbero rappresentare le basi per futuri studi, ad esempio studi di tipo funzionale.
Grazie al continuo abbattimento dei costi di sequenziamento NGS si garantirà in futuro lo sviluppo di approcci diagnostici e di ricerca sempre più rapidi ed efficaci, per individuare ad esempio le cause di malattia che tuttora non si conoscono, per mirare sempre di più ad ottenere comunque terapie personalizzate sulla base del singolo profilo genetico. Infine vorrei ringraziare il professor D'Adamo, Martina D'Angela, per avermi seguito durante tutto il percorso di tesi, le mie compagne, soprattutto Daniela e Petra, per questi 3 anni passati assieme, la mia famiglia e i miei amici per il supporto che non mi hanno mai fatto mancare e soprattutto una persona molto importante senza la quale tutto questo non sarebbe mai stato possibile. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie intanto per questa presentazione, per l'opportunità di aver comunque introdotto le tecnologie di ultimissima generazione, no? Nel corso di laurea in tecnica laboratorio, e un po' di invidia ce l'ho, no? Ecco, sicuramente diciamo aver dato la possibilità ai nostri studenti di poter confrontarci con queste nuove tecnologie ci proietta nel futuro, no? Nel futuro che ormai è quasi presente, no? Attualmente è presente per la ricerca, ma sappiamo che queste nuove tecnologie si stanno rendendo disponibili in forme, diciamo, un po' più semplificate anche per la diagnostica. E chiederei al professor Pio D'Adamo se ha intanto un commento o un'integrazione a quanto è stato esposto in maniera brillante dal candidato. Sì, colgo proprio il suggerimento del presidente, nel senso che questo tipo di studio è veramente esemplificativo di quello che sta succedendo nel campo della genetica e genomica e nel campo delle scienze biomediche, nel senso che questo studio è iniziato nel nostro laboratorio più di 2 anni fa e la gran parte dei campioni sono stati analizzati, come diceva Daniele, con un targeted resequencing, cioè selezionando dei geni potenzialmente correlati alla patologia e sequenziandoli completamente. Gli ultimi campioni che stiamo analizzando adesso, invece, hanno fatto direttamente l'esoma. Cioè, ormai sequenziare l'intero esoma è diventato così tanto veloce e economico che non conviene più selezionare i geni. Si fanno tutti e poi magari si guardano quelli più di interesse. E questo ormai sta diventando davvero pratica corrente, tanto che molti dicono che NGS non sta più per Next Generation Sequencing, ma per Now Generation Sequencing. E il prossimo step, che anche sta prendendo piede sempre di più, è l'intero genoma. Quindi tutta la parte regolativa, che è fondamentale per i tumori, per le predisposizioni a tutte le patologie che ci possono venire in mente. Quindi, diciamo, riassumendo il tutto, credo che questo sia un periodo fantastico per chi fa ricerca in questo campo. Bene, ci sono altre domande, altre curiosità? Se così non è, grazie, puoi accomodarti e chiamerei la prossima candidata, la dottoressa Daniela Santon, che discuterà una tesi dal titolo Ricerca e genotipizzazione di HPV in diverse tipologie di campioni citologici cervico-vaginali, confronto tra pirosequenziamento e real-time PCR. Relatore Fabrizio Zanconati, correlatori Claudia Biaggi e Deborah Bonazza. Prego, Daniela. Allora, è noto che il carcinoma invasivo della cervice uterina è il 4º carcinoma per tumore al mondo nel genere femminile per incidenza e per mortalità. Nel 99% delle lesioni riscontrate nelle pazienti è possibile rilevare infatti la presenza del papillomavirus umano, in particolare appunto HPV ad alto rischio. E questo lo ha reso il primo tumore riconosciuto come totalmente riconducibile ad un'infezione. È chiaro quindi che questa infezione è un rilevante problema di sanità pubblica ed è perciò importante poter disporre di efficaci mezzi diagnostici che ci permettano di andare a rilevare la presenza di questo virus e che siano poi facilmente applicabili sia ai programmi di screening ma anche ai percorsi di follow-up delle pazienti.
In quest'ottica si inserisce diciamo questo lavoro di tesi che nasce all'interno di un progetto di collaborazione dell'anatomia patologica con una giovane start-up che si chiama Ulisse Biomed, che si occupa della ricerca e della messa a punto di nuove tecnologie diagnostiche proprio per la ricerca di HPV. Siamo andati quindi a confrontare due diverse modalità di conservazione di campioni cervico-vaginali utilizzando due diverse tecniche di rilevamento e genotipizzazione di HPV. Siamo andati quindi a confrontare la tipizzazione molecolare con il kit che attualmente è in uso presso il nostro laboratorio, un kit di pirosequenziamento che è l'HPV Sign, in campioni prelevati in liquido di trasporto Chiagen e in campioni in soluzione Preservit. Quindi abbiamo confrontato sempre la tipizzazione molecolare con quello che è il nuovo test di Ulisse Biomed, non attualmente ancora diciamo disponibile sul mercato, un kit di real-time PCR attualmente denominato EasyPap Direct HPV DNA. Ed infine siamo andati a fare un confronto dei risultati ottenuti con le due tipizzazioni. La nostra popolazione è costituita da 55 donne che avevano eseguito un prelievo per il classico test di triage HPV-DNA, per intenderci quello ad ibridazione molecolare, nel periodo tra gennaio e luglio 2017 e che erano state poi sottoposte anche contestualmente o in un intervallo di tempo antecedente non superiore ad un mese anche ad un prelievo per l'esecuzione di un PAP test su strato sottile. Quindi, giusto per fare il quadro della situazione, il 73% di queste donne al momento del reclutamento rientrava in un percorso di follow-up per un intervento precedente di conizzazione o era stato sottoposto a biopsia cervicale, quindi non erano state ancora trattate, il 27% invece aveva presentato un PAP test con esito ASCUS. Quindi abbiamo raccolto 55 campioni in liquido di trasporto Chiagen, questo è il classico sistema di prelievo che viene fatto per l'esecuzione del test di triage, viene usato solo ed esclusivamente per questa tipologia di test. 1 millilitro di liquido di trasporto per cellule e sodio azide. Poi abbiamo raccolto appunto 55 campioni in soluzione Preservit, che è una soluzione a base di metanolo che funziona quindi come mezzo di trasporto e di conservazione cellulare perché, come ho detto prima, viene utilizzato per la citologia in fase liquida, ma con un opportuno kit commerciale può essere poi trattato per essere utilizzato anche per eseguire l'HPV DNA test. Il primo sistema di ricerca e genotipizzazione che abbiamo utilizzato è stato questo del pirosequenziamento, il kit HPV Sign della Diatech Pharmacogenetics, un test a due step che ci permette di identificare principalmente 12 genotipi di HPV ad alto rischio, ma anche a rischio basso, 12, precisamente 12 genotipi, e 12 a rischio intermedio. Il primo step è uno step di amplificazione, ossia una PCR real-time multiplex con annessa analisi curva di melting. Il kit fornisce anche, multiplex appunto, perché ci fornisce anche i primer per poter identificare un gene interno, quindi off skipping, che è la beta-globina. Molto semplicemente l'analisi di curva di melting ci permette di andare a valutare la differenza degli amplificati secondo il loro comportamento al momento della denaturazione, quindi ci permette di capire in base alla loro diciamo composizione nucleotidica quello che sarà diciamo il loro comportamento. Quindi noi al termine della real time ci troviamo ad avere i nostri amplificati che sono HPV e appunto beta globina in doppio filamento, i quali sono praticamente annessi dei intercalanti che emettono fluorescenza solo ed unicamente quando il doppio filamento appunto è integro. Man mano che la temperatura con i cicli di melting viene innalzata, noi abbiamo la progressiva denaturazione dei filamenti e il rilascio praticamente in soluzione del fluoroforo che non emetterà appunto più fluorescenza. La temperatura
temperatura, quindi di melting, viene considerata come la temperatura in prossimità della quale il 50% dei nostri amplificati è presente in doppia elica e in single strand. Quindi in realtà quello che noi vediamo poi sul nostro grafico non è la fluorescenza normalizzata, ma quella derivata, è il classico picco di melting che noi identifichiamo appunto come il generico HPV e ovviamente la beta globina. Quindi per l'interpretazione dei dati un campione sarà positivo quando è presente una curva di melting per HPV e beta globina o per il solo HPV. La sensibilità analitica indicata dai fornitori del kit è di 50-200 copie di reazione, questo dipende dal genotipo virale identificato. E il tempo stimato tra allestimento di reazione e seduta analitica oscilla attorno alle 3 ore e mezza. Questo è il primo step. Il secondo step è quello di tipizzazione vera e propria. Quindi noi abbiamo a disposizione adesso il nostro amplificato che viene purificato, denaturato ed incubato in singola elica con tutti gli enzimi e substrati necessari al pirosequenziamento. Per intenderci, quando all'interno dello strumento viene aggiunto il nucleotide corrispondente all'elica stampo nascente, la polimerasi libera immediatamente pirofosfato che viene utilizzato come substrato dalla solforilasi e convertito in ATP. A sua volta l'ATP viene utilizzato dalla luciferasi per convertire la luciferina in ossiluciferina e abbiamo l'emissione di un picco di luce che noi poi identifichiamo all'interno del nostro pirogramma. Quindi in questo secondo step solo i campioni positivi ovviamente potranno proseguire la reazione. La sequenza che viene amplificata è una sequenza di 30 paia di basi che sarà successivamente confrontata con una library interna al software appunto che viene dato a disposizione e diciamo che per la corretta identificazione del genotipo viene richiesta un'omologia di sequenza dell'85%, fermo restando il fatto che per tutti i campioni in cui l'omologia è comunque inferiore a tale valore vengono comunque considerati positivi, ma dal genotipo non tipizzabile. Questo potrebbe essere dovuto comunque alla presenza di una bassa carica virale, quindi questo vuol dire che non c'è una concentrazione tale del DNA da permettere poi appunto una esecuzione di un pirogramma facilmente identificabile. Il tempo di allestimento e la seduta analitica richiede quindi più o meno 2 ore e mezza. Il secondo kit che invece abbiamo utilizzato, quello cioè di Ulisse Biomed, è il kit EasyPap Direct, appunto HPV DNA, un kit che identifica unicamente 14 genotipi di HPV ad alto rischio. Questa volta per fortuna un unico step di analisi, una real-time PCR con analisi di melting HRM, che vuol dire ad alta risoluzione, il che significa che abbiamo a disposizione dei fluorofori non saturanti, la reazione, e anche una maggior rilevazione di dati durante le rampe di riscaldamento e quindi questo ci permette di andare a identificare delle variazioni minime di sequenza dell'ordine diciamo di un nucleotide. La novità di questo kit sta nel fatto di avere a disposizione appunto 14 copie di primer altamente specifiche per questi genotipi, ma anche di poter disporre di una miscela di fluorofori che possono essere letti in un unico canale e quindi questo permette di applicare questo kit a tutte le macchine e gli strumenti per la real-time PCR che sono a disposizione nei laboratori. Quindi siccome il kit fornisce anche i primer per la betaglobina non in una reazione multiplex ma a parte, comunque un campione positivo viene considerato quando c'è la presenza, quello che abbiamo visto prima, appunto una curva di melting per HPV e per la betaglobina. La sensibilità analitica indicata è quella
di 100-1000 copie, anche qui secondo il genotipo. E come potete vedere, il tempo di allestimento, di reazione e la seduta analitica sono decisamente molto molto bassi, un'ora e un quarto rispetto alle 6 ore del kit visto in precedenza. Andando a valutare quindi il primo punto della tesi, ossia il confronto della tipizzazione con il pirosequenziamento tra le due tipologie di raccolta di campione, quello in liquido di trasporto Qiagen e quello in soluzione Preservsit, vediamo che è stato possibile identificare un 40% di positivi nei campioni in liquido di trasporto Qiagen e 47% invece nella soluzione Preservsit, che numericamente si traduce in 22 campioni positivi nel primo caso e 26 nell'altro, distribuiti come potete vedere tra appunto genotipi ad alto rischio, a basso rischio e a rischio intermedio. Ci sono stati ovviamente dei campioni per i quali non abbiamo potuto assolutamente eseguire la tipizzazione. Questo si è tradotto allora in una differenza di 4 casi positivi riscontrati in più nell'analisi dei campioni in soluzione Preservsit, che in 3 casi su 4 poi ci ha permesso di identificare nel campione corrispettivo, diciamo in liquido di trasporto Qiagen per la stessa paziente, per intenderci, di una positività, però ma con genotipo non tipizzabile. In un solo caso invece la stessa paziente era risultata negativa per HPV nel campione in liquido di trasporto Qiagen. Dal confronto invece della genotipizzazione, quindi nella identificazione dei vari genotipi, abbiamo potuto notare una corrispondenza in 45 copie su 55, in 10 casi invece abbiamo avuto casi discordanti, ma questa discordanza appunto non è legata assolutamente al genotipo identificato, bensì alla positività presente in uno solo dei due campioni, e cioè quello in soluzione Preservsit. Per quanto riguarda invece il secondo punto, quello cioè del confronto della tipizzazione con il kit EasyPap Direct HPV DNA, abbiamo potuto riscontrare un 13% di campioni positivi nei campioni in liquido di trasporto Qiagen e un 20% invece in quelli in soluzione Preservsit, che numericamente si traduce in 7 campioni positivi per il liquido di trasporto Qiagen e in 11 per l'altra tipologia di campione. Anche in questo caso dalla genotipizzazione è emerso che ovviamente vi era una corrispondenza perfetta tra in 51 coppie e in 4 ovviamente questo non è stato possibile, e la positività nuovamente era presente in queste 4 coppie discordanti esclusivamente appunto nei campioni in soluzione Preservsit. Infine, per poter andare a fare un corretto confronto dei risultati ottenuti tra il pirosequenziamento e l'EasyPap Direct HPV DNA test, abbiamo eseguito un test di concordanza, ma abbiamo ovviamente dovuto modificare nel calcolo la popolazione, ossia, visto che il kit di Ulisse Biomed è in grado di identificare unicamente i campioni ad alto rischio, abbiamo appunto considerato solo questi come campioni positivi, e quelli a basso rischio e a rischio intermedio sono stati inclusi nella popolazione negativa. Ovviamente per i campioni risultati positivi per HPV ma con genotipo non tipizzabile sono stati esclusi. Dal calcolo dell'indice K di Cohen, che praticamente va ad esprimere il grado di concordanza tra i due test, abbiamo potuto rilevare che per entrambe le tipologie di campioni, quelle in liquido di trasporto Qiagen e quello in soluzione Preservsit, la concordanza era molto buona, anzi forse di più nei campioni in Preservsit. Quindi, in conclusione,
possiamo dire che sicuramente con questo lavoro abbiamo potuto capire che il prelievo in soluzione pre-SERVSIT è sicuramente il campione più adatto per la ricerca di HPV. Questo lo abbiamo visto appunto indipendentemente dalla metodica di biologia molecolare che abbiamo utilizzato, e quindi questo contribuisce a rafforzare l'idea che del maggior vantaggio che deriverebbe dall'impiego di questo tipo di campione rispetto a quello liquido di trasporto chiagen, appunto perché è un campione un po' a tutto tondo, nel senso che ci permette di eseguire la citologia in fase liquida, può essere utilizzato per l'esecuzione del test appunto HPV-DNA, può essere utilizzato per la biologia molecolare, quindi anche questo eviterebbe un domani di richiamare nuovamente la paziente per eseguire un nuovo prelievo. Infine, dal confronto di queste due tecniche utilizzate, pirosequenziamento e real-time PCR di EasyPap Direct HPV, abbiamo potuto capire che sono sicuramente test diagnostici ad elevata sensibilità clinica, con punti di forza ma anche di criticità. Possiamo dire che sicuramente il pirosequenziamento non è un test che si può utilizzare per andare a fare un test di screening, visti i costi e le tempistiche molto molto elevate, ma sicuramente si conferma essere un test ad elevata sensibilità analitica, anche molto più della real time, in quanto essendo in grado di andare a rilevare anche le infezioni a basso rischio e a rischio intermedio, riesce a dare un nome e un volto a quelle lesioni morfologiche che comunque i patologi poi vedono nei preparati citologici. Ed infine l'EasyPap Direct HPV-DNA si è dimostrato essere un test altamente competitivo, questo abbiamo visto sia per tempistiche e poi anche per i costi, un test di facile applicazione che sicuramente dovrà essere ulteriormente valutato su una casistica decisamente molto più grande, magari anche un po' non così selezionata, e sicuramente sarà un ottimo candidato per poter essere utilizzato, diciamo, come test di primo livello anche nelle campagne di screening. Grazie. Daniela, mancava una diapositiva, quella dei ringraziamenti, sì. Perché avremmo dovuto scriverla noi. Nel senso che avete visto una interessante tesi, io direi proprio di laboratorio, di confronto tra metodiche, tra confronto tra tipi diversi di materiali che pervengono al laboratorio, con un'analisi critica estremamente rigorosa, che è stata possibile grazie al contributo veramente, direi, professionale di Daniela. C'è stato anche un altro punto importante, che è la collaborazione con l'industria. Il corso di laurea, nella sua evoluzione, non può pensare di non guardare al mondo del lavoro, al mondo dell'innovazione, alle start-up che gli stanno intorno, perché questo è inserirsi in un territorio vivo, per proporsi, no? Come momento formativo vero che permetta di creare laureati che però stanno al passo con i tempi e che sono in grado di un pochino intersecarsi, no? Con tutte le opportunità. Ovviamente c'era bisogno anche di un background in più che Daniela aveva alle sue spalle e che ha pienamente messo a disposizione di tutti. Chiederei ai commissari se ci sono delle domande specifiche, perché penso che forse alcune curiosità ci sono, se avete... Non ci sono. Era abbastanza chiaro. E quindi vuol dire che l'esposizione è stata particolarmente chiara, no? Perché poter affermare in maniera così significativa, con supporto anche dell'analisi statistica, del rigore quindi metodologico, dei vantaggi e svantaggi delle varie metodiche, no? E della potenziale applicabilità. Stiamo parlando di esami di screening, vuol dire che, non so, soltanto nella nostra regione un test potrebbe essere impiegato su qualcosa come
40-60.000 casi all'anno, no? Questa è l'ottica in cui si propone, quindi effettivamente dietro un rigore metodologico di analisi diventa fondamentale il risparmio dei tempi del lavoro tecnico, i risultati, no, sull'affidabilità della metodica. Quindi, visto che non ci sono altre domande, chiederei a Daniela di accomodarsi. Grazie. Grazie. Bene, grazie. Chiederei invece adesso a Riccardo Schiabel di accomodarsi e presenterà una tesi dal titolo Messa a punto del test prenatale non invasivo per lo screening delle aneuploidie fetali. Discuterà la tesi con il relatore, la professoressa Vanna Pecile, e come correlatore il dottor Danilo Licastro. Prego. Buongiorno a tutti. Una breve introduzione alla diagnosi prenatale, intesa come un insieme di indagini e valutazioni sviluppate recentemente negli ultimi 50 anni, volte a valutare lo stato di salute fetale. E a seconda che ci sia o meno la penetrazione della cavità uterina e di conseguenza dei possibili danni iatrogeni per il feto e per la madre, possono essere classificati non invasive, tra cui la translucenza nucale, il B-test, il tri-test, il quali-test, il test integrato e il test del DNA fetale, che verrà approfondito successivamente, e metodiche invasive, tra cui la amniocentesi, la velocentesi e la cordocentesi, che vengono indicate prevalentemente in una categoria di donne definite a rischio, ossia che presentano un'età superiore ai 35 anni, della presente poliabortività o precedenti figli affetti da anomalie cromosomiche, oppure come approfondimento diagnostico da un risultato non invasivo positivo. Il test del DNA fetale, NIPT, è un test di screening che si basa sull'analisi del DNA fetale libero circolante. A partire da un semplice prelievo di sangue, il DNA fetale viene estratto, viene amplificato e viene concentrato, per poi poter essere sequenziato tecnologia Next Generation Sequencing. I risultati che poi sono ottenuti vengono rielaborati da dei software dedicati che ne integrano i risultati con l'età gestazionale, l'età materna e la frazione fetale. Questo test presenta numerosi vantaggi rispetto agli altri test di screening, tra cui in primis un elevatissimo detection rate, si parla di superiore del 99% per trisomia 21, e una bassa percentuale di falsi positivi, di conseguenza un'alta specificità. E ci consente di individuare le principali aneuploidie cromosomiche, trisomia 21, 18 e 13, il sesso fetale, il genotipo fetale RHD per scongiurare un'eventuale malattia emolitica del neonato, alcune malattie autosomiche dominanti sporadiche dell'età paterna, come la quella di Huntington o la distrofia miotonica, alcune malattie autosomiche recessive, e può essere utilizzato anche per la diagnosi nelle gravidanze gemellari zigotiche. Ma da dove origina questo DNA fetale? Origina dall'apoptosi delle cellule del citotrofoblasto e del sincitiotrofoblasto che rilasciano il DNA direttamente nel circolo sanguigno. Ha un'emivita molto breve, si parla di 16 minuti, e ha un quantitativo variabile, molto variabile all'interno della stessa gravidanza. Raggiunge un quantitativo utile alla diagnosi prenatale dopo la decima settimana, perché è correlato positivamente all'età gestazionale, come si può vedere nel grafico, che aumenta di quantità col progredire della gravidanza, mentre è correlato negativamente con l'indice di massa corporea, ossia con un BMI più elevato abbiamo una riduzione del DNA fetale libero circolante. Abbiamo anche un aumento in presenza di aneuploidie, per esempio un aumento in caso di trisomia 21, mentre una riduzione in caso di trisomia 18 e 13. È un test di screening perché? Perché presenta dei limiti biologici intrinseci che possono essere correlati o alla determinazione dello stato di diploidia fetale o allo stato di salute materno. Lo scopo della mia tesi è stato quello di spiegare il processo di messa a punto e convalida del test prenatale non invasivo NIPT, adottando un protocollo clarico mediante l'implementazione tech transfer.
È un progetto svolto in collaborazione tra la genetica medica del Burlo Garofalo e tra il centro di biomedicina molecolare dell'area Science Park di Basovizza. Per problematiche riguardanti la questione del brevetto non mi è possibile andare molto in specifico con la metodica, ma comunque cercherò di essere esaustivo. La prima parte del protocollo è stata svolta presso il laboratorio della genetica medica di Burlo Garofalo e nel quale abbiamo la selezione dei campioni, è stato utilizzato il sangue di 161 gestanti reclutate mediante consenso informato, è stato creato un database con l'identificazione delle pazienti e delle informazioni cliniche utili all'analisi dei risultati e a ciascuno è stato assegnato un codice paziente. Il sangue poi è stato centrifugato secondo due metodiche per poi poter ottenere il plasma da cui è stato estratto il DNA attraverso l'utilizzo del kit Chia Symphony Circulating DNA e lo strumento Chia Symphony SP, da cui a partire da 4 ml di plasma abbiamo ottenuto 60 microlitri di eluato, che poi è stato quantificato per poi poter procedere con il resto della metodica, svolta all'interno dei laboratori del Centro di Biomedicina Molecolare, in cui abbiamo amplificato le nostre sequenze target di interesse attraverso una multiplex PCR. Il DNA è stato purificato mediante un metodo con l'utilizzo di biglie magnetiche. Abbiamo aggiunto alle sequenze i primer utili per il sequenziamento Illumina, i MID-P5 e MID-P7 attraverso una universal PCR. Dopo la quantificazione, per procedere con la metodica, sono stati ibridizzati i frammenti di DNA in una flow cell e sono stati amplificati per poi poter essere sequenziati attraverso il sequenziamento Illumina Sequencing by Synthesis e lo strumento iScan. I risultati che poi sono stati ottenuti sono stati analizzati dal software Clarigo, di proprietà della Clarigo, che è il Clarigo Reporter. I risultati che la Clarigo poi ci ha restituito è stato un report contenente per ogni campione la determinazione delle trisomie, dove si può vedere nello spazio, nell'area rosa a destra la zona di positività, mentre a sinistra la zona di negatività. La determinazione del sesso fetale per le pazienti che lo hanno richiesto era un'indagine opzionale. Abbiamo a sinistra la presenza di un sesso maschile, a destra il sesso femminile, i parametri di processo del campione e i parametri di processo della corsa. I risultati che abbiamo ottenuto sono stati inizialmente un po' sconfortanti, perché dai 32 campioni che si è fornito la Clarigo abbiamo riscontrato alcuni problemi e sono stati presentati con una frazione fetale inferiore a quella utile alla diagnostica. Sono stati possibili analizzare solo 3 campioni che peraltro sono risultati negativi. Con una frazione fetale così bassa non è possibile distinguere tra un risultato vero negativo e un falso negativo. Poi abbiamo apportato alcune modifiche al protocollo Clarigo e è stato possibile procedere con i nostri campioni, tra cui abbiamo ottenuto anche dei not automatic cold, cioè delle situazioni in cui il software non è stato in grado di concludere il risultato. In questo caso sta all'operatore intervenire e discriminare il risultato se la frazione fetale è sufficientemente elevata, oppure in caso non sia sufficientemente elevata non può discriminare il risultato, ma può intervenire richiedendo un secondo prelievo a distanza di almeno una settimana per ottenere una frazione fetale di maggior valore. Tra la nostra casistica ho voluto affrontare 3 casi positivi, 2 casi per trisomia 21
è un caso per trisomia 18. In particolar modo vorrei far notare che il primo caso di trisomia 21 positivo presenta la più alta concentrazione di frazione fetale registrata nella nostra casistica, del 20,2%, e entrambe i sospetti diagnostici sono stati approfonditi con metodica invasiva, confermando i risultati, e le pazienti hanno optato per non progredire ulteriormente la gravidanza. Vorrei aggiungere una breve nota, perché ho avuto l'opportunità di vedere e di valutare un altro protocollo NIPT durante la mia esperienza in Portogallo, che presenta delle differenze rispetto al nostro, perché ha la capacità di analizzare e di comparare i risultati con l'intero genoma. Nella nostra casistica noi abbiamo solo analizzato le nostre sequenze di interesse, confrontandole con quelle di riferimento. In questa metodica invece la comparazione si fa tutt'attorno su tutto il genoma, e questo ci consente di individuare le aneuploidie oltre alle aneuploidie autosomiche trisomie 21, 18 e 13 anche le aneuploidie sessuali come la monosomia X, il sindrome di Klinefelter, la determinazione del sesso ed anche l'utilizzo nelle gravidanze gemellari. Per concludere, dalla fidelità dei risultati ottenuti si evince la riuscita con successo della validazione del protocollo Clarigo. Aggiungerei che recentemente è stato acquistato dal laboratorio del Centro di Biomedicina Molecolare un nuovo sequenziatore, un MySeq, che è dedicato solo alla NIPT e che ci consente di avere dei risultati ottimizzati, soprattutto in fatto di tempi, di costi e di riproducibilità. I prossimi possibili obiettivi potranno essere l'ottimizzazione del test NIPT attraverso una valutazione diretta della frazione fetale, mentre il software Clarigo adotta degli standard interni, oppure estendere l'analisi ad altre aberrazioni cromosomiche, oltre a quelle attualmente studiate. Una breve nota sul fatto che la NIPT non fa ancora parte del Servizio Sanitario Nazionale, di conseguenza è prevalentemente erogato dal settore privato. Questo cosa comporta? Comporta che tutti i costi sono a carico dell'utente, limitandone la diffusione, limitando la fruibilità e anche un aspetto discriminatorio nel trattamento sanitario. Perciò, con una valutazione da parte del Ministero di un Health Technology Assessment, sarebbe possibile favorire l'introduzione del test NIPT all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Grazie mille per l'attenzione. Complimenti per questa bella presentazione, per questa esperienza che hai portato, sia a livello di collaborazione tra i parchi scientifici e il nostro corso, e anche l'esperienza che è la prima per il nostro corso, no? Di Erasmus in uscita, che penso abbia portato un arricchimento anche nella visione europea, no? Della certo. Problematica. Chiederei alla relatrice, la professoressa Pecile, se ha dei commenti, delle integrazioni a quanto abbiamo ascoltato. Giustamente hai detto che due cose molto importanti. La prima, l'esperienza fatta all'estero e la possibilità di confrontare il nostro protocollo con quello del Portogallo. E questa è una cosa veramente utile. La seconda cosa è l'integrazione tra la parte ospedaliera, ossia la genetica medica, con l'area di ricerca, perché molte strumentazioni non sono in nostro possesso e quindi la possibilità di utilizzare strumentazioni all'avanguardia in altri laboratori è fondamentale per poter mettere in piedi nuove metodiche. La seconda cosa importante è anche che i test di screening sono una sfida ormai da decenni per poter accedere alla diagnosi prenatale invasiva, perché la diagnosi prenatale comporta un rischio di interruzione della gravidanza. Ma solamente ultimamente il test NIPT è quello che forse ci dà la possibilità di avere un test di screening molto affidabile,
alta sensibilità, alta specificità. Il problema è metterlo appunto nei nostri laboratori e poterli offrire a gestante. E questo forse è il nostro traguardo e forse noi l'abbiamo proprio raggiunto, perché i dati che sono stati presentati nella tesi ci dicono: ebbene, avete validato un metodo che è altamente affidabile e lo potete offrire alle gestanti. E questo è importante, grazie anche a Riccardo che ha collaborato moltissimo per questo lavoro. Se non ci sono altre domande... Sì, prego. Volevo chiedere, più che il laureando al professor Pecile, se è possibile o se è stata fatta, o se si pensa di poter fare una correlazione con i test ecografici che lei ben conosce. Allora, se ne sta discutendo e dai nuovi LEA, dal nuovo decreto appropriatezza dei LEA, c'è scritto chiaramente le gestanti devono fare un percorso che passa attraverso il test combinato, e quindi il test attualmente disponibile che è offerto dal Servizio Sanitario Nazionale, e dal test combinato due sono i percorsi: o la gestante va in diagnosi prenatale invasiva se il test combinato è ad alto rischio, oppure se lo paga. Dai nuovi LEA probabilmente uscirà che le regioni possono adottare all'interno della propria regione un test alternativo al test combinato prima di far passare le pazienti in diagnosi prenatale invasiva. Quindi quello che noi stiamo cercando di fare in questa regione è mettere in piedi e validare, renderlo LEA regionale NICT, in maniera tale che le donne che hanno fatto il test combinato, che sono ad alto rischio, rischio intermedio, poter fare la NIPT e quindi abbassare tutte le gravidanze che vanno incontro ad aborto per il test invasivo. Quindi, cioè, il test combinato è assodato ed è offerto da ILEA. NIPT dipende un po' dalla regione, però l'indirizzo è quello che ogni regione adotterà NIPT per poter calare le diagnosi invasive, quindi meno aborti indotti dal prelievo, e poter quindi discriminare donne vanno in invasiva solamente dopo un test come il NIPT, perché è altamente specifico e sensibile. Grazie. Grazie Riccardo, puoi accomodarti. A questo punto chiamerei l'ultima candidata, Sara Soergiu, la quale discuterà una tesi dal titolo Coinfezioni tra HPV ad alto rischio e altre IST in pazienti MSM, dopo bisognerà che la decodifichi, sì. No, ovviamente. Relatore il dottor Francesco Fontana, correlatrice la dottoressa Libera Clemente, prego. Buongiorno a tutti. Le malattie venere hanno accompagnato tutta la storia dell'uomo, tant'è che se ne parla, ad esempio, sin dall'epoca romana. Sono da sempre fonte di riprovazione sociale, essendo spesso correlate a comportamenti allora considerati immorali. Le malattie venere, chiamate anche con il nome di malattie sessualmente trasmesse, sono state recentemente rinominate come infezioni sessualmente trasmesse, o IST, in modo tale da enfatizzare il sempre maggior numero di casi con una modesta espressione clinica. Per infezione sessualmente trasmessa si intende una varietà di sindromi causate da patogeni che possono essere trasmessi durante l'attività sessuale, possono dare sintomatologia sia a livello genitale, ma possono anche diffondere a livello sistemico. Molti pazienti riscontrano una sintomatologia specifica oppure possono avere direttamente un'infezione aspecifica, e molto spesso queste infezioni tendono a recidivare nel tempo, rendendo molto difficile molto spesso la diagnosi, che spesso non è accurata, e molto spesso queste patologie vengono confuse con altre malattie.
Per questi motivi le infezioni sessualmente trasmesse negli ultimi decenni sono diventate un argomento di interesse pubblico a livello globale. A partire dagli anni 70 e sino alla fine del secolo scorso si è assistito allo stesso tempo a un graduale aumento dell'infezione da eserologia virale, come ad esempio l'HIV, l'HSV1 e 2 e il virus dell'HPV. E in contemporanea si è assistito a una diminuzione delle infezioni considerate classiche, come ad esempio, soprattutto di eserologia batterica, come ad esempio la gonorrea, la sifilide e il linfogranuloma venereo. Secondo l'OMS esistono più di 30 patogeni accertati come responsabili di IST, tra i quali ricordiamo tra i batteri, le sera gonorrea e clamidia trachomatis, che sono causa di cervicite nella donna e uretriti nell'uomo, ma anche di proctiti, il treponema pallidum, l'agente eziologico della sifilide, tra i virus ricordiamo il virus dell'immunodeficienza umana, responsabile della sindrome di immunodeficienza acquisita, l'herpes simplex virus di tipo 1 e di tipo 2, che possono causare ulcere a livello genitale o comunque a livello delle mucose, e HPV, che causa condilomi anogenitali o lesioni displastiche e neoplastiche. Tra i protozoi, inoltre, ricordiamo Trichomonas vaginalis, causa di vaginiti nella donna, ed ectoparassiti come Phtirus pubis, l'agente eziologico della pediculosi del pube. Ci sono poi batteri come ad esempio Gardnerella vaginalis e Mycoplasma hominis, oppure miceti come Candida albicans ed ectoparassiti come Sarcoptes scabiei, che non possono essere annoverati tra i patogeni accertati to cure, ma che comunque possono essere trasmessi durante l'attività sessuale e che possono dare sintomatologia a livello genitale. L'OMS stima che ogni anno insorgano, per quanto riguarda le infezioni sessualmente trasmesse batteriche, circa 357 milioni di nuovi casi. Le patologie, le infezioni più comuni sono state ad esempio clamidia trachomatis, Neisseria gonorrhea, treponema pallidum e tra i protozoi Trichomonas vaginalis. Per quanto riguarda le infezioni ed eziologia virale, spiccano soprattutto HPV e herpes simplex virus di tipo 2. La prevalenza varia molto in base alla regione e al sesso. La regione OMS più colpita è quella del Pacifico occidentale, seguita dalla regione delle Americhe e da quelle africane. Nonostante nel continente europeo non ci siano dei dati alti come nelle altre regioni, le statistiche rimangono comunque elevate. In Italia l'Istituto Superiore di Sanità nel periodo dal 1991 al 2015 riporta come le infezioni più comuni siano state l'HPV, quindi i condilomi genitali, le ulcere genitali, le cervicovaginiti batteriche non clamidiali non gonococciche e la sifilide latente. Tutte le varie IST sono correlate dagli stessi fattori di rischio, infatti infezioni multiple possono essere acquisite allo stesso tempo, la presenza di un'infezione può favorire l'impianto di un altro patogeno e molto spesso sono anche correlate ad esempio a delle abitudini come l'uso di alcol, l'abuso di sostanze stupefacenti e il tabagismo. Inoltre, per ogni infezione sessualmente trasmessa bisogna considerare che ogni paziente rappresenta almeno un'altra persona contagiata. Statisticamente un paziente con un'infezione ne avrà probabilmente anche un'altra e con la stessa probabilità ne contrarrà un'altra in futuro. Nonostante non ci siano delle statistiche globali a riguardo, tutta la letteratura internazionale concorda che popolazioni specifiche, come ad esempio quelle MSM, acronimo che sta per Men Who Have Sex With Men, soprattutto ad esempio quelle HIV positive, abbiano un rischio maggiore di contrarre una coinfezione. Ad esempio la nostra popolazione in studio è composta da un gruppo considerato ad alto rischio sessuale, questo ad esempio per la maggiore promiscuità, lo scarso utilizzo di condom e la bassa percezione del rischio di trasmissione sessuale per l'utilizzo di pratiche, ad esempio l'utilizzo di sex toys. Inoltre, nel 40% dei casi la nostra popolazione ha riferito di aver avuto almeno un'altra MST in passato e il 20% è sieropositivo per l'HIV. Lo scopo principale di questa tesi è stato di valutare la distribuzione delle principali infezioni sessualmente trasmesse
e di HPV in campioni anorettali, appartenenti ad una popolazione selezionata di uomini omosessuali, sia sieropositivi che sieronegativi per HIV, con comportamenti sessuali a rischio afferenti al centro malattie sessualmente trasmesse di Gorizia. È stata inoltre analizzata la possibile presenza di coinfezioni per verificare una possibile sinergia infettiva tra questi patogeni. La mia attività si è svolta da marzo 2017 ad agosto 2017 e ha arruolato 86 pazienti, tutti MSM, per i quali sono stati eseguiti 86 tamponi anorettali. Questi dati sono stati uniti allo studio partito a marzo 2014 che globalmente ha arruolato 465 pazienti per i quali sono stati eseguiti 608 campioni anorettali con ricerca simultanea per genotipi HPV e altri patogeni a trasmissione sessuale. Sono stati selezionati inoltre 93 pazienti positivi per la ricerca sierologica della sifilide con ricerca simultanea di HPV e altre infezioni sessualmente trasmesse da tampone. Infine, sono stati processati 157 tamponi per la ricerca di patogeni responsabili di ulcera a trasmissione sessuale. All'arrivo in laboratorio, i tamponi sono stati seminati su Agar Tayyar Martin, un terreno selettivo per l'isolamento di Neisseria gonorrea. Per i campioni risultati positivi è stato allestito un'identificazione biochimica con CARD VITEC NH e un antibiogramma con metodo di diffusione in gradiente con il sistema ETEST. La minima concentrazione inibente degli antibiotici in studio, quali cefotaxime, tetraciclina, azitromicina e ciprofloxacina, sono state interpretate secondo le ultime linee guida EUCAST. Per la ricerca di HPV e degli altri patogeni è stata utilizzata una metodica biomolecolare in PCR real time. L'estrazione e la preparazione della piastra sono state eseguite in automazione dallo strumento MicroLab Nimbus, mentre le mix sono state preparate tramite due kit commerciali, uno per la ricerca simultanea di 28 genotipi HPV, 19 ad alto rischio oncogeno e 9 a basso rischio, e l'altro per la ricerca simultanea di 7 patogeni responsabili di IST, quali Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea, Mycoplasma genitalium e hominis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma aeolyticum e Parvum. È stato inoltre utilizzato un kit per sempre in biologia molecolare per la ricerca dei responsabili di ulcere genitali, ad esempio varicella zoster virus, oppure herpes simplex virus tipo 1 e di tipo 2, il Chlamydia trachomatis serotipi L1, L2, L3, agente eziologico dell'infogranuloma venereo e di Treponema pallidum. Sul siero di 93 pazienti sono stati eseguiti in simultanea un kit non treponemico, il Rapid Plasma Reagin, un test macroscopico di flocculazione non treponemica e il Treponema pallidum hemagglutination assay, o TPH, un test treponemico con diluizioni scalari e semiquantitativo. Per confermare e per distinguere i casi in acuzie da quelli con una cicatrice sierologica è stata inoltre eseguita la ricerca delle IgM. La popolazione in studio è composta solamente da maschi MSM per il 95% di nazionalità italiana, di un'età compresa tra i 16 e i 76 anni, con un'età mediana di 42. Il 18,3% è risultato positivo per almeno un'infezione sessualmente trasmessa ricercata in biologia molecolare, di cui il 39% per Mycoplasma genitalium, un altro 39% per Chlamydia trachomatis e il 22% per Neisseria gonorrhea. Per quanto riguarda la ricerca dei genotipi HPV, l'86,8% è risultato positivo per almeno un genotipo, di cui l'83,5% per genotipi multipli, con un massimo di 13 genotipi nello stesso campione. Il grafico mostra la distribuzione dei genotipi in analisi, con la distinzione in rosso dei genotipi ad alto rischio e in giallo i genotipi a basso rischio oncogeno. I genotipi più rappresentati in questo studio sono stati il 53, il 16, il 31 e il 68 tra quelli ad alto rischio oncogeno, mentre il 42 e il 6 sono stati più rappresentati tra quelli a basso rischio. Sono stati stratificati i dati per la positività ad HPV e sono stati divisi quindi tra ricerca positiva per HPV e ricerca negativa per le IST in biologia molecolare e ricerca positiva per HPV e anche coinfetto con un'altra infezione. Si vede quindi un aumento della percentuale dall'85% al 95% in presenza di una coinfezione.
sono stati stratificati i dati partendo dal microrganismo più rappresentato, che in questo caso è Chlamydia trachomatis. Il risultato è che il 98% dei tamponi rettali positivi per Chlamydia è risultato anche coinfettato con almeno un genotipo HPV. In particolare il risultato è correlato in maniera statisticamente significativa con HPV16 e con un odds ratio di 2.2. Per quanto riguarda Mycoplasma genitalium, è risultato coinfetto nel 96% dei casi ed è stato riscontrato un trend di associazione con HPV16. Nel siragonorrea invece è risultato coinfettato nel 96% dei casi ed è risultato in un modo statisticamente significativo correlato con HPV35, con un odds ratio di 4.4. Infine, Treponema pallidum è risultato coinfettato nel 95.3% dei casi ed è presente una forte associazione statistica con HPV53, con un odds ratio di 3.93. La coinfezione batterica più rappresentativa è stata quella tra Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae, che sono risultati correlati nel 21.4% dei casi, con un odds ratio di 3.77. In conclusione, i nostri dati, pur non avendo preso in considerazione altre coinfezioni, come per esempio con HIV oppure con le epatiti virali B e C, dimostrano come ogni patogeno preso in studio sia correlato in modo statisticamente significativo con un genotipo HPV particolare. Mentre per Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae i nostri dati hanno ritrovato riscontro, ad esempio, in studi protratti su pazienti femminili, per Treponema pallidum l'associazione con HPV53 è ancora da indagare. Inoltre, i nostri dati sottolineano come sia necessario dare una maggiore importanza alle coinfezioni, soprattutto nelle popolazioni più a rischio come quella omosessuale. Molti lavori, inoltre, indicano come fattore predisponente dell'infezione da HPV la presenza di altri patogeni e questo può accadere anche viceversa. L'ipotesi quindi che questi meccanismi patogenetici a livello anorettale si possono riprodurre, ad esempio si riproducono come quelli già visti a livello cervicale, non è remota e va sicuramente meglio indagata. Vorrei ringraziare il mio relatore, dottor Francesco Fontana, la mia correlatrice, dottoressa Libera Clemente, tutto il laboratorio dell'ospedale di Monfalcone per l'affetto e la disponibilità con cui mi hanno accolta. Ringrazio inoltre tutti i miei compagni di corso e le mie amiche per avermi triestinizzata in questi anni. Grazie Sara per questa ennesima dimostrazione dei contatti stretti della rete formativa col territorio, con il laboratorio della zona isontina, che hanno arricchito anche il nostro corso anche per tutte le malattie sessualmente trasmesse, di cui sappiamo proprio la zona isontina essere un centro di riferimento molto, molto importante, che ti ha permesso questo studio così, diciamo, nuovo, con risultati veramente molto sorprendenti, no? Che immagino non erano proprio scontati, no? Ecco. Chiederei a Francesco Fontana se aggiunge qualche cosa, fa un suo commento. Secondo me questa popolazione è veramente poco studiata per molteplici motivi. Intanto è significativo, qua non c'è 18, non c'è genotipo 18. Ed è una peculiarità di questa popolazione, già documentata in letteratura. È un laboratorio questa popolazione perché avete visto, le coinfezioni sono tra genotipi HPV, mentre il lavoro di Daniela portava una sola coinfezione, qua il 20% è coinfettato fino a 13 genotipi diversi. Ed è sicuramente un aspetto che deve essere studiato di più. E per la progressione della malattia anche. Le coinfezioni con altri patogeni, noi abbiamo preso spunto da bellissimi lavori della professoressa Comar, che già sulla cervice uterina vedeva come la cronicizzazione
dell'infezione e la scarsa clearance di HPV era legata alla presenza di clamidia, ad esempio. La correlazione di clamidia col genotipo 35 di HPV è già stata riportata diverse volte. Il nostro laboratorio ha accesso a dati che altre realtà non hanno, per esempio noi abbiamo dati sulla sifilide che non sono stati mai correlati con la presenza di HPV, che potrebbe essere interessante anche per verificare il grado di displasia e poi progressione della malattia. E questa massa di dati che solo un laboratorio di rete poi alla fine può dare deve essere sicuramente usato e per anche aprire una collaborazione più fattiva con l'università, che magari non ha la possibilità di screenare questa massa critica enorme, ma può portare avanti filoni di ricerca che secondo me possono portare a uno sviluppo interessante. Ci sono altri commenti, altre domande da parte della Commissione? No, a questo punto Sara puoi accomodarti. Grazie. La Commissione... La Commissione si ritira, voi potete rimanere qua, ci vedremo tra una quindicina di minuti, spero, se non ci saranno discussioni particolarmente animate per la proclamazione finale, va bene? Pregherei i candidati di portarsi qua in prima linea. Procederemo adesso alla proclamazione. Vi pregherei, la proclamazione sarà unica, quindi direi che potremmo provvedere ad un applauso cumulativo finale. La Commissione qui riunita, considerando il curriculum degli studi da voi compiuto e valutata la tesi di laurea e l'esame di tirocinio abilitante, attribuisce le seguenti valutazioni finali. Candidato Benericetti Giulia, punti 109 su 110. Carli Petra, 110 su 110. Candidata Curiel Andrea Giovanna, punti 110 su 110 e lode. Il protocollo impone questa etichetta. Candidato Rizzetto Daniele, punti 110 su 110 e lode. Candidata Santon Daniela, punti 110 su 110 e lode con menzione da parte della Commissione. Mi tocca cavarmi i capelli. Candidato Schiabel Riccardo, punti 110 su 110. Candidata Suergiu Sara, punti 110 su 110. Pertanto,
In nome della legge e per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, vi proclamo dottori in tecniche di laboratorio biomedico abilitanti alla professione. Complimenti a tutti e un grazie da parte di tutti noi. Auguro a tutti una buona giornata e ricordo che ci troviamo all'interno di un ospedale, quindi festeggiamenti che siano consoni all'ambiente in cui ci troviamo. Grazie a tutti.